Grazie, un applauso. Allora, innanzitutto inizio da voi. Dando la parola a Guido Rossi, che invito lì al podium, che farà una presentazione. Si sente? Allora, Guido Rossi, a nome del coordinamento nazionale, che come sapete arriva qui e poi è esaurito il suo compito, quindi dovremo leggere un altro di cui il processo continua. Guido Rossi farà la presentazione, diamo la parola a lui. Benvenuti. Ci facciamo questo applauso perché ce lo meritiamo. Se siamo qui ce lo meritiamo, perché se siamo qui qualche cosa abbiamo cominciato a capirla, che ci sono troppe cose che non funzionano e nei luoghi dove si prendono le decisioni in grado di modificare le cose che non ci piacciono, non ci sono persone che ci rappresentano. Se siamo qui è perché abbiamo deciso una cosa apparentemente folle, 100, 200 persone, abbiamo deciso di creare qualche cosa che ha l'ambizione di andare in quei posti di responsabilità dove si possono prendere decisioni che cambiano le cose per tutti. Com'è possibile che poche persone possano concepire un'idea del genere? Perché la società è fatta così. In una democrazia chi decide? Decide chi si organizza. Decide chi pensa che la propria visione della società è utile a tutti e si impegna ad organizzarsi per fare in modo che questa idea si concretizzi. Un'utopia? Le utopie sono irrealizzabili, ma noi ci viviamo dentro un'utopia. Noi oggi viviamo dentro un'utopia realizzata, purtroppo è quella sbagliata. Ma se il neoliberismo è riuscito a fare quello che sta facendo, è che per qualcuno ha concepito un'idea di società, l'ha studiata a tavolino, ha chiamato qualcun altro, l'ha condivisa, si sono organizzati e hanno trovato il modo di realizzarla. Hanno creato i luoghi dove si prendono decisioni lontani dai luoghi che noi conosciamo. Se noi pensiamo che la politica sia ancora decisa del Parlamento italiano o del governo italiano, ma quelli sono stati svuotati, il potere è stato portato altrove, negli organismi internazionali, ma che sono troppo lontani dalle popolazioni per poter rispondere ai bisogni delle popolazioni. Allora noi abbiamo un compito molto difficile, ma molto importante, sicuramente alla nostra portata. Dobbiamo ricreare le organizzazioni sociali. Perché nel piano neoliberista che è riuscito a realizzare la sua utopia, l'utopia neoliberista è un mondo fatto in modo che il potere e la ricchezza si concentrino nelle mani di pochi. Funziona perfettamente, hanno creato meccanismi molto molto efficaci, quindi dobbiamo individuare e smontare. Per riuscire a fare quello che hanno fatto, hanno prima dovuto demolire la nostra capacità di capire che cos'è la democrazia, capire che cos'è la politica, capire che cosa può essere l'economia, la finanza, la storia, la filosofia, e demolire i corpi sociali. Nel programma della P2 c'era scritto chiaro e tondo: bisogna svuotare i partiti di massa. Perché quando in un partito ci sono centinaia di migliaia, se non milioni di iscritti e di attivisti che si incontrano nel territorio, che discutono di politica, che ragionano insieme sulle cose da fare, non può scappare uno al vertice che prende decisioni sbagliate. Se invece questi corpi sociali li abbiamo svuotati dall'interno, abbiamo lasciato delle scatole vuote con poche migliaia di persone che partecipano all'organizzazione e l'organizzazione è molto verticistica, quelle persone lì, il potere economico in grado di corrompere in tanti modi
riesce a far prendere le decisioni che fanno comodo. Allora il nostro obiettivo è quello di ricreare i corpi sociali con centinaia di migliaia di persone iscritte. Siamo solo 200 oggi registrati, è un compito folle. Abbiamo contro, tutto sommato, soltanto le persone che occupano le istituzioni, dalla prima all'ultima, probabilmente anche dalla magistratura, abbiamo contro tutto il sistema informativo, tutto il potere economico. Come possiamo credere che sia concepibile una storia di successo? Perché noi siamo coerenti. Perché noi pensiamo che una cosa sia giusta farla, allineiamo le cose che diciamo con il nostro pensiero e le cose che facciamo con le cose che diciamo e con le cose che pensiamo. Allora noi siamo qui per un processo costituente. Che cos'è un processo costituente? Questa non è un'assemblea che fa nascere un soggetto giuridico. Questo è un momento di incontro in cui tutti insieme decidiamo di organizzarci per far nascere fra qualche mese un soggetto politico che sarà in grado di concorrere con metodo democratico a determinare la politica di questa nazione, probabilmente del mondo intero. Noi potevamo fare come hanno fatto altri, concepire un manifesto, concepire uno statuto, registrare nome, simbolo, eccetera, e dire ecco, questo è il giocattolo, se volete partecipate. Non funziona. Se la sovranità è del popolo, la responsabilità deve essere condivisa. Noi vogliamo che tutti qui dentro e con tutti gli amici che ci sono nei territori concorrano con metodo democratico a stabilire insieme che genere di soggetto vogliamo far nascere. È nei territori che dobbiamo scegliere di partecipare, incontrandoci di persona, usando anche il web, ma fuori dal web, incontrandoci di persona, ragionando insieme sulle cose da fare. Noi abbiamo l'illusione di essere ignoranti, abbiamo paura di essere ignoranti. Non sappiamo di economia, di finanza, di politica, di diritto. Sappiate che è sbagliato. Questa è una illusione che ci è stata stampata nel cervello. Noi possediamo molta più verità di quanto non immaginiamo. Sicuramente molta più verità delle balle che ci vengono raccontate da giornali e televisioni controllate dal potere economico. Ecco, io quello che vi chiedo è un impegno. Credete in voi stessi, crediamo in noi stessi. Trovate il modo di parlare con le persone che vi stanno vicino. Non possiamo avere pretese di risultati immediati, ma se andiamo coerentemente nella direzione giusta che abbiamo immaginato, che alla fine è molto semplice, partiamo da attuare la Costituzione. Abbiamo un modello socio-economico che è esattamente il contrario di quello neoliberista. Loro si sono organizzati e hanno trasformato un'utopia in realtà. Organizziamoci e trasformiamo quel progetto nella nostra realtà. Possiamo farlo. E tutti gli italiani ai quali riusciamo a far capire cosa veramente c'è scritto lì dentro non possono riaccettarlo. Perché un punto di partenza migliore di quello in questo momento l'umanità ancora non l'ha trovato. Il problema è che non lo conosciamo, quei pochi che l'hanno letto non è detto che l'abbiano capito. Partiamo da quel modello, impariamo ad organizzarci sui territori e andremo molto molto lontano. Grazie a tutti di essere qui. Grazie Alfredo. Dunque, ci sono quindi 35 dei 6 interventi, abbiamo fatto un conto a spanne, sono 5 minuti ciascuno e dovremo essere severissimi. Quindi mi raccomando, coloro che interverranno, di essere dentro questo, perché se dopo ci costringono a tagliare sembra quasi che siamo difensori. Allora, passo la parola al nome del coordinamento nazionale a Leonardo Sinigaglia, genovese, primo anno di lettere e filosofia. E filosofia per la precisione, che ci farà una introduzione politica più complessiva su come ha lavorato il coordinamento, il manifesto e le nostre idee di fondo. Facciamo un applauso per questo. Mi sentite? Io amo la democrazia,
intendiamoci bene, per essa non si intende semplicemente un sistema di amministrazione, di governo che si basa sul consenso più o meno ampio di una fascia di popolazione. Si deve pensare ad essa, o almeno io penso ad essa, come a un grande ideale, sia morale che economico, che sociale, che etico, e soltanto in ultima analisi politico. Al suo interno, la democrazia, non vi è soltanto una parte organizzativa e creatrice, una pars postula, se possiamo dire così, vi è anche una parte negativa, ossia una parte di lotta che deve opporsi a ciò che non è antidemocratico. Per forza di cose, il potere democratico, ossia il potere popolare, la sovranità popolare, non può che esistere se viene repressa qualsiasi forma di sovranità antipopolare, qualsiasi forma di sovranità oligarchica, che è esattamente quello che ci stanno imponendo oggi. Ossia, al posto della sovranità popolare, la sovranità di noi cittadini, come individui e come raggruppamento di individui, se è venuta meno per favorire invece la nascita di una sovranità oligarchica che si basa sugli interessi e sulla potenza economica e anche mediatica di piccolissime per le parti della popolazione che in virtù del loro grande potere riescono a limitare la nostra libertà, a limitare la nostra sovranità a favore della propria. Quello che è stato il 12 ottobre è stata l'analisi concreta e la risposta concreta a questi eventi. Abbiamo visto appunto la nascita di questo progetto portato avanti da poca gente all'inizio, portato avanti da poca gente che è riuscito in qualche modo a parlare a quella che era l'anima profonda del paese, che cercava risposte chiare, che cercava punti intorno ai quali raggrupparsi e contro il quale e attraverso i quali portare un'offensiva contro questo sistema. Li ha trovati in quello che è stato l'appello che è stato promulgato dal comitato organizzativo e che ha generato una manifestazione, quella del 12 ottobre, che è stato un completo successo, essendo noi riusciti a portare in piazza migliaia di cittadini che fino al giorno prima magari erano disinteressati di politica, ormai erano disillusi, possiamo capirlo benissimo con tutte le vicende soprattutto degli ultimi anni, ma anche se può dire degli ultimi decenni. Oramai la politica è un qualcosa a cui la cittadinanza si sente lontana e forse non a tutti i torti. Come ha detto prima Guido Grossi, è importante che la cittadinanza si organizzi, perché l'unica maniera per rispondere al potere oligarchico è col potere popolare. Il potere popolare passa attraverso l'organizzazione popolare. Da qui è importante la creazione di comitati popolari territoriali che portino avanti quelle che sono le istanze del movimento politico Liberiamo l'Italia e che sappiano portare avanti in maniera radicata sul territorio, in maniera intelligente, riuscendo ad essere al contempo non solo un organismo di lotta politica, ma anche una scuola politica e soprattutto un punto di ritrovo nel quale far crescere la propria socialità, perché occorre primariamente riscoprire, in opposizione al modello liberale individualista, che essere sociali, essere insieme agli altri, riconoscerci negli altri è un qualcosa di bello e anzi indispensabile a quella che è la vita umana e soprattutto l'agire umano, soprattutto in quanto politico. Bisogna rendersi conto di una cosa, quella battaglia che noi stiamo facendo, in questo caso noi come popolo italiano, contro quella che è la più grande contraddizione che vive la nostra realtà, ossia l'Unione Europea e l'Alleanza Atlantica, è una battaglia lunga, sarà una battaglia lunga ed estremamente difficile, poiché contro di noi abbiamo poteri inimmaginabili come forza rispetto alla nostra, anche come organizzata. Quello che possiamo fare è lottare, perché dalla loro parte risiede la forza del denaro, la forza della propaganda. Dalla nostra parte invece c'è la forza del popolo, che è una forza sopita in questo momento, ma che nella storia è sempre stata in grado di creare grandissimi sconvolgimenti. Pensiamo a tutti quei principali moti storici dall'alba dei tempi. Alla fine, all'inizio, sono sempre state utopie nella mente di pochi uomini, col passare delle generazioni però sono diventate realtà. Sono stati uomini semplici, come siamo noi in questa sala adesso, ad assaltare la Bastiglia, per farvi un esempio. Sono stati uomini semplici che hanno deciso che era il momento di agire, e agire in maniera politica, e in maniera politica significa in maniera collettiva. Ecco perché oggi bisogna riscoprire l'agire politico e stare insieme, raggrupparci in comitati popolari e territoriali, federati all'interno del movimento Liberiamo l'Italia, e questa è la originalità di questo movimento, in modo tale da riuscire a moltiplicare le nostre forze con l'associazione e riuscire quindi a colpire il nostro nemico. Ora, è importante rendersi anche conto della situazione storica. Abbiamo vissuto negli ultimi decenni enormi attacchi a quello che era la nostra delle istituzioni repubblicane, a quello che era il nostro Stato costituzionale. Possiamo ricordare per esempio l'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione, che è letteralmente un cappio
che è il nostro Stato, l'impossibilità da spendere a favore della cittadinanza. Possiamo vedere la modifica al titolo quinto che è stata nel 2002, se non sbaglio, 2001, quando io ero appunto un bambino, avevo appena 2 anni, e già qui si può vedere come questo progetto sia stato pensato come un progetto a lungo termine, in modo tale che le generazioni nate in seno ad esso non potessero concepire un mondo diverso da quello che stavano davanti. Questo per loro, secondo la loro reazione, è il migliore dei mondi possibili, che non è neanche legittimo pensare a un mondo diverso. I mondi diversi non esistono e sono comunque inferiori rispetto a questo. Questo secondo loro. Poi andando a vedere quelle che sono le reali condizioni, vediamo un'istituzione come l'Unione Europea che dice di fondarsi, già dal nome, Unione Europea, trattati alla mano, si fonda sulla competizione. Ora io vi chiedo come può un organismo che si chiama Unione Europea, che nominalmente promuove l'amicizia, la pace, la solidarietà tra i popoli, fondarsi sulla competizione interna ed esterna. Questa è una cosa sconvolgente, che già è una prova indiziaria di quello che è un grande meccanismo di oppressione e di spoliazione dei popoli. Pensiamo per esempio all'impegno dell'Unione Europea per la pace, basta vedere in Ucraina, basta vedere il fatto che sia rifiutata dell'Unione Europea di discutere delle proteste che avvenivano e che stanno ancora avvenendo in Cile. Basta vedere la repressione selvaggia e autoritaria che sta mettendo in campo ormai da un anno Macron contro i gilet gialli, o anche per esempio contro lo sciopero generale che c'è stato questo 5 dicembre in Francia, che sta continuando tuttora. Quindi è basilmente una istituzione profondamente contraddittoria, che si propaganda come qualcosa di volto al progresso, volto all'amicizia, alla pace, alla prosperità, ma che nei fatti riserva i propri vantaggi semplicemente a una strettissima minoranza della popolazione europea. Mentre invece la stragrande maggioranza, le masse lavoratrici, dalla Spagna fino alla Germania, fino alla Grecia, fino all'Italia, soprattutto, perché noi siamo italiani, sono totalmente oppresse da questo sistema, da questo mostro che si fa vedere ogni giorno come una nuova angheria. Pensiamo alla modifica del MES, pensiamo alle direttive sulla progressiva eliminazione del contante, tutte decisioni, tutte imposizioni che vanno totalmente a discapito del 99% degli europei, mentre invece risultano estremamente favorevoli a chi gestisce i capitali, a chi ha una grandissima forza. È per questo quindi che bisogna organizzarsi, perché a questo bisogna opporsi attraverso l'organizzazione. Bisogna soprattutto indicare quali sono i punti attraverso sui quali organizzarsi. Prima di tutto si potrebbe pensare al recupero della sovranità, è il punto principale, è una condizione indispensabile per qualsiasi progetto politico. La sovranità rappresenta la qualifica, è la caratteristica di un organismo che ha la possibilità di decidere. O la sovranità del popolo o è di un'oligarchia. Non c'è una terza via. O la sovranità è nostra e possiamo decidere noi in completa autonomia, avendo il totale controllo della vita economica, della vita sociale, dell'educazione, della popolazione, del nostro territorio, oppure deciderà qualcun altro per noi e quel qualcun altro farà per forza di cose il proprio vantaggio. Bisogna assolutamente riformare il sistema scolastico, che da anni è soggetto a un attacco spaventoso volto a distruggere qualsiasi finalità educatrice a favore di un quasi feticismo per il saper fare, per la preparazione a un lavoro precario, privo di diritti, che ben si manifesta attraverso programmi recenti, per esempio l'alternanza scuola-lavoro, che con la scusa di avvicinare i giovani al mondo del lavoro li abitua già da tenera età a farsi andare bene qualsiasi imposizione da parte degli imprenditori, di farsi andare bene qualsiasi direttiva che gli viene impartita dalla scuola, perché quello è un dovere. Quindi se a te viene comandato di stare zitto e fare un lavoro non retribuito, pur tu essendo uno studente, tu devi farlo, perché sennò non hai i requisiti per essere ammesso al grado superiore di istruzione. Tutto questo risponde, come il resto del piano, a direttive ben precise, volte a trasformare quelle che una volta erano masse di cittadini coscienti in robot, in precari salariati, in cui unico compito il cui unico compito sarà quello di adeguarsi alle direttive che vengono ora sul posto di lavoro, ora dal Parlamento, ora ancora più spesso da organi extraparlamentari. È un progetto quindi che riguarda la totalità della vita umana, che si basa sull'economia, che si basa sulla società, che si basa sull'educazione, che si basa anche sul diritto del lavoro. Tutti noi, almeno io non ancora, perché sono ancora uno studente, nel mio piccolo ho lavorato, però non mi ritengo inserito nel mondo del lavoro come qualcuno che magari ha lavorato 30 anni della sua vita. Sono sicuro che chiunque abbia lavorato
nel corso di questi decenni, soprattutto tra gli anni 80 e i primi 2000, possa testimoniare come le condizioni di lavoro si siano totalmente cambiate, sia a livello di salariato, che ha visto i suoi diritti completamente visi, sia da livello magari di libero professionista, che ha visto intere fette del mercato, di mercato sparire, ha visto le sue sicurezze crollare per colpa e diciamo per altri per merito della globalizzazione. Questo enorme sistema, questa enorme moto che sembra impossibile da arrestare, ma che è sfruttata da loro, perché loro ci tengono a globalizzare quelli che sono i loro profitti, ossia loro vogliono rendere le economie interconnesse in modo tale da poter ottenere più profitto, da poter attuare una competizione al ribasso in quelli che sono i diritti dei lavoratori. Non vogliono in nessun modo però attuare una globalizzazione positiva, ossia non vogliono globalizzare quelle che sono state le conquiste della società occidentale, ossia quelle positive. Se nessuno ha mai parlato di globalizzare, faccio un esempio, la tredicesima, nessuno ha mai parlato di globalizzare le vacanze, le ferie seguite, di queste cose qua non si parla, del diritto allo studio, del diritto alla sanità, della sanità gratuita. Basta pensare che il più potente paese del mondo come gli Stati Uniti non ha la sanità gratuita. Se tu lì ti rompi una gamba devi pagare migliaia di dollari per un'ambulanza che ti porta all'ospedale, dove sarai forse sottoposto a un'operazione che ti manderà sull'astrico. Un sacco di persone ogni anno scelgono la morte rispetto alle cure, perché le cure sono costose e quindi graverebbero troppo sul bilancio familiare. E un sistema che permette questo, quando si può vedere, sempre stando in America, corpi di pompieri privati per le ville delle star di Hollywood, un sistema che permette la sussistenza di questi due enti insieme, ossia una persona che sceglie di morire per una solita curarsi e una persona che ha dei pompieri privati, è un sistema marcio, è un sistema da battere. Il tema della sanità quindi è un altro di quei temi importanti. Tutti noi siamo stati semplicemente male nella nostra vita e un incidente potrebbe capitare a tutti. La sanità rappresenta una grandissima forma di solidarietà sociale, perché all'interno di una comunità nessuno deve essere abbandonato, dalla culla fino alla vecchiaia. La sanità deve essere pubblica, quindi sottratta a quello che è il dispotismo del mercato, deve essere soprattutto gratuita, perché essere malati non è una colpa, e il pensiero che una persona debba essere privata delle proprie risorse perché è stata malata è un qualcosa di inconcepibile, è un qualcosa di altrettanto marcio, è qualcosa che va battuto. Ovviamente vi è anche il discorso dei rapporti esteri, che sono sia con l'Unione Europea sia con la NATO. Noi vediamo che il nostro paese è soggetto a diverse forme di imperialismo, uno magari più sottile rispetto a quelli che soffrono altri paesi. Però intanto noi vediamo come sistematicamente la politica estera del nostro paese non possa mai essere autonoma, non possa guardare, non possa sottomettersi a principi di giustizia, non possa sostenere le parti giuste, perché noi siamo costretti a obbedire a quelle che sono le direttive della NATO e dell'Unione Europea. Di conseguenza avere una politica estera bellicosa che impegna i nostri soldati in diversi teatri di guerra con la scusa di operazioni di pace, che ci vede costretti a ospitare armi atomiche sul nostro territorio, che ci vede costretti a ospitare aerei dell'Alleanza Atlantica al nostro territorio, un qualcosa che viola la nostra Costituzione, che sancisce che la Repubblica Italiana non accetta la guerra come strumento di soluzione delle controversie internazionali. Di conseguenza, il fatto che noi in questo momento apparteniamo a un'alleanza militare che è puramente offensiva, perché è venuta anche meno la scusa del patto di Varsavia, è un qualcosa di anticostituzionale, è un qualcosa da denunciare ed è un qualcosa di inaccettabile, perché la nostra Repubblica testo costituzionale alla mano e conoscendo la storia si fonda su altri valori che non sono quelli dell'imperialismo armato, che non sono quelli dell'estensione della propria egemonia, sono quelli della solidarietà nazionale ed internazionale, sono quelli del patriottismo e dell'internazionalismo, sono questi i nostri valori. Di conseguenza non si può accettare che all'interno del territorio sovrano della Repubblica possano essere immagazzinati armi offensive che, se da un lato serviranno per uccidere degli uomini, dall'altro lato ci rendono un bersaglio per aggressioni straniere. Di conseguenza bisogna assolutamente respingere qualsiasi tentativo di infiltrazione imperialista nel nostro territorio. Bisogna respingere quelli che sono
gli artigli dell'Alleanza Atlantica e bisogna respingere quelli che sono gli artigli altrettanto serrati, altrettanto taglienti dell'Unione Europea. Perché l'Unione Europea, che si professa portatrice di pace, l'abbiamo sperimentato in Ucraina e ancora prima in Jugoslavia, l'Unione Europea non si oppone al bombardamento delle città, non si oppone al bombardamento dei civili, ha finanziato colpi di Stato, ha finanziato gruppi eversivi e questo l'ha fatto un po' ovunque, soprattutto nel suo circondario, l'ha fatto in Est Europa, l'ha fatto in Nord Africa e continua a, con un ambiguo comportamento nei confronti delle repressioni fortissime che ci sono state in Ecuador, che ci sono state in Cile e che e in Bolivia, dove si è attuato nel silenzio generale della stampa europea un colpo di Stato contro un governo legittimamente eletto, un colpo di Stato che non solo non è stato riconosciuto come tale da dei paladini della democrazia, ma anzi è stato addirittura avallato, c'è già stato uno scambio di ambasciatori, c'è già stata una condivisione di rapporti diplomatici. E tutto questo con un governo che spara sulla folla, il cui presidente dice a chiara voce che gli indios, che rappresentano la maggioranza della popolazione della Bolivia, dovranno scappare, perché gli indios sono satanisti che devono stare sulle montagne, la città è dei bianchi. E l'Unione Europea è amica di questa gente, è amica della gente che ammazza gli indios in Bolivia, ed è capace di capire perché. Perché l'Unione Europea è la stessa gente che ammazza i poveri in Grecia, è la stessa gente che fa tagliare la chimioterapia in Grecia. Tutti i suicidi che ci sono stati da quando è iniziata questa crisi nel 2008 fino adesso sono responsabilità di chi questa crisi ha provocato, sono responsabilità del sistema economico neoliberista che si concretizza nel nostro continente come l'Unione Europea. Tutti i tagli che ci sono stati, gli ospedali chiusi, sono tutta responsabilità dell'Unione Europea e delle sue direttive, ma ancora di più dei suoi vassalli. Perché noi ricordiamoci che adesso chi parla di sbattere i pugni, di cambiare le regole, chi fa tutti questi giochi di parole per celare il fatto che gli manca il fegato, non è semplicemente un opportunista o una persona con poca lungimiranza politica, è un traditore, è un collaborazionista. Bisogna abitarli per quello che sono, ossia dei traditori. Bisogna assolutamente capire che la storia non è finita. C'è gente che lo dice, dalla caduta dell'Unione Sovietica si inizia a dire la storia è finita, ormai il mondo ha raggiunto il suo assetto perfetto, come dicevo prima, il migliore dei mondi possibili, e la storia non è finita, e soprattutto questi anni lo stanno dimostrando. Quello che accade in Francia è un sintomo che la storia non è finita, e magari non lo sanno tutti perché appunto il sistema mediatico è ben contento di coprire certe notizie, ma da lì, da mesi, si protesta per le stesse motivazioni che ci hanno spinto a riunirci in questa sala. In Cile è uguale. In Bolivia la stessa identica cosa, in Ecuador anche, in Francia stesso identico discorso, in Grecia non ve lo dicono ma ci sono continuamente proteste studentesche e scioperi, ci sono continuamente e ci sono continuamente morti in tutte le parti del mondo, semplicemente che non ve lo raccontano, non ve lo raccontano perché voi dovete avere l'immagine di Macron come scoglio che serve a difendere l'Unione Europea dai populisti che attaccano l'Unione Europea perché sono malvagi, sono intrinsecamente cattivi e non gli piace che ci sia amicizia tra gli Stati. Voi dovete seguire questa narrazione qua, ingenua, bambinesca, che ci sono i buoni e ci sono i cattivi, dove Macron, che è stato non lui ma il suo governo precedente, e lui ovviamente si è mantenuto su quella stessa linea politica, lo stesso governo che aveva autorizzato a bombardare la Libia, causando una guerra civile sanguinosissima che tuttora mite vittime, è lo stesso che ha provocato 11 morti dall'inizio delle manifestazioni dell'anno scorso in Francia con i gilet gialli, ed è la stessa persona che vi vengono a dire che siamo portatori di pace. La storia non è finita, perché questa narrazione entra in crisi quando il popolo si scontra con la realtà, con le reali contraddizioni di questa narrazione. Ecco perché noi non dobbiamo rassegnarci. La battaglia da fare è quella contro la rassegnazione, prima di tutto. Agire ha senso che si sia tanti o che si sia pochi. Perché non si agisce soltanto per l'utile, ma si agisce perché qualcosa è giusto. In questo momento è giusto combattere. Grazie.